Buon pomeriggio a tutti da Tocco Bike. Oggi martedì parliamo di libri. Come era titolo, oggi facciamo classici giapponesi e parliamo di due autori, Kamono Chomei e Akira Iweda, e le loro opere. Oggi questa gara non sarà tanto lunga perché sono due autori che su Wikipedia non è che parlano molto, e poi anche le opere sono poche, quindi vediamo cosa si può fare. Dopo, magari se mai hai pensato, magari vediamo un po', leggo qualcosa, delle poesie, cose, vediamo. Cosa si può fare, vediamo. Allora, non so se avete visto il messaggio che ho messo su YouTube, su Facebook. Ho messo un messaggio che, cioè, gli operai che stanno cominciando a fare rumore. Ho detto l'altra volta, non so se avete seguito le live precedenti, cioè, stavano iniziando il palazzo di fuori, quindi. Sono arrivati proprio qui davanti alla finestra, quindi comincia a fare un po' di rumore. Adesso vediamo un po', speriamo. Non dovrei spostare live perché questi intanto fino alle 5 fanno la ora, quindi. Proprio quando faccio la live, quindi, capito. Oggi sembra che ancora non faccio tanto rumore, però mi stanno montando adesso in barca 2. I prossimi giorni mi faranno molto rumore perché danno proprio la spray, proprio la radice vecchia, quindi un casino. E non so, boh, mi sa che in realtà dato un po' su un tempo per l'anno, quindi posso stare 2 mesi senza fare l'anno. Mi sa che sposterò la sera, se vediamo, dopo magari cambio orario. Mi avviso sempre su Facebook, quindi come al solito. Quindi vediamo un po' cosa si può fare oggi, vediamo se riusciamo a fare la sala e poi vediamo come va avanti nei giorni prossimi. E allora, intanto vediamo se funziona il chat come al solito. Quindi ho fatto una, come dire, informazione di servizio, insomma. Vediamo se funziona tutto. Il chatbot, allora. Dai, chatbot, ok, il chat funziona. Adesso so se sentite magari i bot, ma non so, gli operai. Allora, chat funziona, questi sono appunto i comandi, Dona, ebook, social e i tre libri che usiamo per studiare giapponese quando, appunto, giovedì quando facciamo lezioni qua. Lingua giapponese, il dizionario della grammatica dei giapponesi, da Wadati, il dizionario italiano giapponese da Zenkai, il dizionario i kanji da Wadati, dove. E quindi se volete sostenere il canale potete fare una piccola donazione, vi ringrazio già d'anticipo. Se sostenete il canale vado con noi, potete fare una piccola donazione tramite Steadups o Coffin.com, quindi differentemente, vi è più comodo, oppure acquistando il mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro. L'ebook appunto niente cartaceo, quindi anche per l'ambiente, quindi così facciamo solo niente cartaceo. Poi i vari social, oltre qui al canale Twitch, quindi iscrivetevi al canale Twitch che non costa niente, quindi iscrivetevi al canale Twitch, così aumentiamo i follower più sono arrivati, e anche perché appunto per far diventare affiliato un canale ci vogliono almeno 50 follower, e qua volete la somma di persone sono solo 11, quindi aumentiamo i follower più sono arrivati, così possiamo anche creare questa comunità per parlare anche tra di voi di cose che ci interessano, quindi. E quindi poi dopo c'è la pagina, il canale YouTube, pubblico sempre là, questa domani la trovate pubblicata sul canale YouTube insieme a tutte quelle precedenti che ho fatto, quindi trovate tutti lì sul canale YouTube, quindi appunto a mattina quando parliamo di manga o di letteratura giapponese, e quella del giovedì quando studiamo lingua giapponese, e quella del sabato quando vediamo anche video e quando giochiamo un po' con videogiochi vintage, quindi si chiama Sessista e quelle cose. E qui trovate sul canale YouTube, oltre ai video che faccio quando esco in bici, purtroppo sul tempo io non ho avuto cose da fare, io strano, ne ho fatti pochi tra la pandemia e cose varie, sono riuscito a fare 3, quindi. Però ce ne sono altri dovrei fare, perché qua non ho fatto tutti i posti che si possono fare, quindi, che si possono vedere, quindi trovate la playlist sul mio canale YouTube, itinerari cicloturistici da cominciare ancora, i posti belli da vedere, quindi vi invito ad andare a vedere qualche spunto, può venire qualche spunto per andare, posti belli da vedere, appunto qui da cominciare ancora, bei paesi, bei borghi, medievali, e quindi trovate tutto lì sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook, come ho detto prima, quindi iscrivetevi alla pagina Facebook, così sapete sempre quando gli avvisi. Beh, io gli avvisi di solito in mattinata, ti mando sempre avviso e dico se faccio live o no, se la sposto, se c'è qualche problema, quindi metto sempre un avviso. Guardate un attimo che attacco la batteria, la corrente qua, se non si spegne il computer. Ok, ho attaccato la spina. E dicevo, quindi metto sempre gli avvisi sulla pagina Facebook, quindi anche prima ho messo, come metto adesso quando facciamo queste live, vediamo quanto. Gli avviserò anche, metterò. Se cambio orario della live, se la metto alla sera, se vogliamo cambiare, la sera c'ho un po' di difficoltà a fare, però se proprio serve la facciamo alla sera, perché se pomeriggio non si può fare, quindi vediamo come si può fare. E allora, poi c'è la pagina, il gruppo Facebook, quindi voi iscrivete alla pagina Facebook, io vi invito al gruppo Facebook, che è più ristretto. E poi c'è,
pagina Instagram dove vai foto, vai disegno, cose varie. E la pagina TikTok, come ho detto, vuoi fare qualcosa su TikTok adesso. Vediamo che se questi ci da fare rumore, io ho l'idea di fare delle cose, dovrei registrare, però se questi fanno rumore, fa più là. Vediamo un po' cosa si può fare. Magari faccio la domenica, insomma, quando non ci sono, adesso vediamo. E vediamo cosa si può fare. E poi c'è la mail, quindi tacco bagno, già c'è il mio punto di clic, se volete contattarmi in modo diretto potete usare anche la mail. E che altro? Detto tutto. Ok, allora iniziamo. Allora, andiamo qua. Come al solito vi faccio vedere sempre foto, adesso questi sono autori di epoca classica, quindi non ci sono fotografie, ci sono disegni, cose varie. E poi leggiamo la scheda su Wikipedia quando c'è e vediamo i libri pubblicati in Italia. Allora, adesso intanto apriamo l'immagine, chiudo cose che non servono, questo via, immagini, qua, si vede, ecco l'immagine, allora, vediamo se si vede l'immagine, una presa, una presa, perché non l'hai presa? Ah, niente, sempre così, ok, aspetta, richiudo, riapro, un attimo, adesso vediamo se la prende, allora, vediamo se la prende, dovrebbe prendere. Ecco, adesso c'è il contorno giallo, quindi l'ha preso. OBS l'ha preso, infatti qua lo vedo. Dovrebbe apparire anche qua in là, ecco qua in là. Allora, questo è il primo autore che vediamo oggi. È Cam Rocio May. Questo è appunto il disegno, perché appunto è autore del 700 circa. E vediamo, questa è l'immagine tratta dalla scheda Wikipedia. Adesso apriamo la scheda. E leggiamo cosa dice questo autore. Come tutte le volte, ormai gli autori sono finiti, perché insomma, sti pochi che abbiamo guardato tutti quei principali. Gli autori più famosi che sono pubblicati in Italia, e quindi adesso parliamo un po' di classici, e poi ho momento di parlare, magari in un'altra live parlerò dei libri che ho letto, perché sono tantissimi, cioè ci sono tantissimi in giro, i libri che ho letto, andate in libreria che parlano di Giappone, quindi sono tanti, parlo di quelli che ho letto, scritti appunto magari saggi sul Giappone, scritti da autori italiani, ma anche autori esteri, però non giapponesi, quindi parlo di quelli, libri che parlano di Giappone, di varie cose, cinema, letteratura, cultura varia, insomma cose varie, quindi parlo anche quelli, magari faccio, preparo una live su quei libri che ho letto, che ho in libreria, che parlano di Giappone, in varie cose sui Giappone, quindi parlo di quelli, come queste volte, via. Allora, questo è Kamo no Chomei, Kamo no Chomei, con la O lunga, adesso qua sul titolo non ce l'ho messo la O lunga, però c'è la O lunga, Chomei. Allora, nato a Kyoto nel 1155 e morto a Toyama nel 1216, ecco appunto, 1100, quello del 1800, 1700 sarà. Akira Ueda, quello dopo. Quindi 1100-1200. È stato scrittore e musicista giapponese. Allora, vediamo la biografia. C'è un po' di legge, la legge qua. Quindi su Chomei ci soffermiamo abbastanza. Allora, Kamo no Chomei, conosciuto anche come Naga Akira, nasce nel 1155, figlio secondogenito di un sacerdote Shinto, sapete Shinto è la religione tradizionale giapponese, operante presso il santuario di Shimogamo. Kamo no Nagatsugu, di cui però, causa una lite in famiglia, non seguirà le orme. Quindi Kamo no Nagatsugu appunto è il sacerdote di questo tempio Shinto, che era il padre appunto di Kamo no Chomei, il cognome no Kamo sempre. Da lì deriva appunto il modo di usare anche oggigiorno di mettere prima il cognome e il nome, no? Perché si mette il cognome, poi no sarebbe il genitivo, sarebbe, e poi il nome, quindi sarebbe Chomei dei Kamo, quindi sarebbe. Quindi si mette prima il cognome e poi il nome, appunto. Dopo il no è caduto, non si usa più, e si mette direttamente il cognome e il nome, senza mettere il no in mezzo tra cognome e nome. E per questo c'è la tradizione di usare, appunto, di mettere prima il cognome e poi il nome in Giappone. Allora, qua bambino, Kamo no Chomei, viene accolto in casa dalla seconda moglie del nonno paterno, e grazie all'ottima condizione economica della sua casata di appartenenza, ecco, adesso qua non voglio portarlo. Ti senti? Aspetta, alzo un po'. Ti senti? Si sente. Si sente un po' sottofondo. Purtroppo si sente un po' sottofondo. Purtroppo si sente un po' sottofondo che trapano. Purtroppo. Adesso vediamo, dopo controllo la live se si sente troppo. Magari ditemi se si sente troppo. Ma purtroppo c'ho il microfono, quindi non posso. Se chiudo il microfono io non sentite la mia voce. Comunque si sente un po' in sottofondo, perché. Dopo vediamo, dopo se vedo che magari dà un po' fastidio, allora le prossime live facciamo la sera. Allora, continuiamo a leggere. Dicevamo,
Ancora bambino viene accolto in casa dalla seconda moglie del nonno, paterno, e grazie all'ottima condizione economica della sua casata di appartenenza, trascorre una giovinezza decisamente agiata. All'età di 7 anni, grazie all'intercessione della seconda moglie dell'imperatore Nijo, diciottenno, Taka Matsuhine, entra a far parte dell'aristocrazia di corte, ottenendo il quinto grado inferiore, diciamo, vari gradi, all'interno della corte c'erano vari gradi. Nel 1173 il padre muore appena a 35 anni, lasciando la carica di Neki, oratore, ad un parente, mentre nel 1176 scompare Taka Matsuhine, sua protettrice a corte. Cioè si ritrova così sia privo di un appoggio rispetto alla possibilità di intraprendere la carriera sacerdotale, sia impossibilitato a proseguire l'avanzamento del rango all'interno della corte. A che spiega? Cioè si è trovato proprio chiuso in due cose che poteva fare lui. I due sbocchi professionali che potrà avere, quindi, o alla sacerdotale o all'interno della corte. Decide così di dedicarsi completamente allo studio della musica e della poesia, affidandosi a due grandi maestri dell'epoca, il poeta Shune ed il musico Nakahara no Ariyasu, entrambi ricordati da Chomei nel suo Mumyosho. Grazie ai 2 anni di studio, Chomei riesce a mettersi in mostra, completando la raccolta diversi Kamono Nagarika scusate Nagakirashu Shu di raccolto infatti Shu sto sempre c'è il titolo Shu finale di raccolto nel 1181 e vedendo selezionato un suo waka sempre avuto la poesia qua dice waka dice la forma poetica giapponese in 31 sillabi divisa in 5 versi 5-7, 5-7-7 sillabi rispettivamente, tutto un tipo di poesia. Per il Senzai Wakashu, Collezioni dei Millenni, quindi proprio la sua poesia viene selezionata da questa collezione, proprio questa raccolta di poesie, molto importanti, quindi un poeta, la propria opera veniva selezionata per entrare in una collezione importante. L'antologia commissionata nel 1183 dall'imperatore Go Shirakawa, Go vuol dire secondo, quindi Shirakawa secondo. Completata nel 1187 da Fujiwara no Shunsei. Dopo il divorzio dalla moglie e la perdita dei privilegi economici connessi al suo matrimonio, si ritira a vivere in una cabana lungo il fiume Kamo. Il fiume Kamo dove cazzo? No, qui sbagliato. Dice. Voi cliccate qua il fiume Kamo, c'è un fiume in Russia, quindi non è questo. Continuando a dedicarsi alla poesia e tagliandosi un posto tra i poeti di spicco del periodo. No, nel 1202 entra a far parte, in qualità di censore e di non selettore, del Wakatokoro, l'ufficio della poesia di corte, voluto dall'ex imperatore Gotoba Tenda. Go vuol dire sempre secondo, quindi Toba secondo. Per combinare una nuova antologia di Waka, compilare, scusa, ok, solo vuole da poco, è un po' fastidio, bisogna che Davide faccia una sigla di qua. Per compilare una nuova antologia di Waka capace di raggiungere il livello poetico dei Kokin Wakashu, il progetto sfociale nel 1205 nel Shinkokinshu. Deluso dalla mancata nomina a Neki del santuario di Tadasu, Shomei decide di ritirarsi definitivamente dal mondo e prende i voti. Si stabilisce dapprima ad Ohara, nel paese di Kyoto, zona abitata da molti eremiti e santuari. Successivamente, nel 1208, si trasferisce a Toyama, ultima sua dimora, dove scrive dal 1209 al 1212 il Mumyōshō e lo Hōjōji, o Hōjōki, scusate. Muore nel 1216. Il suo nome è incluso nella raccolta dei 36 nuori immortali della poesia. Proprio una raccolta. Dice un elenco antologico che riunisce i migliori esponenti della poesia medievale giapponese. È stato creato per aggiornare l'elenco dei 36 immortali della poesia realizzato da Fujiwara no Koto a metà della Heian. Quindi proprio una raccolta, proprio un elenco dei migliori poeti. Allora, quindi vediamo il pensiero, diciamo il pensiero di Chomei, cosa diceva, cosa pensava Chomei. L'uomo che avrebbe voluto integrarsi con la società aristocratica, ma che non c'era riuscito, guarda con acuti giudizi alla società di Kyoto e al mondo della Waka,
Questa sua sensibilità scaturisce dalle sue opere. Il crollo del vecchio regime significa per lui la scoperta di un nuovo modo di vivere attraverso il romitaggio e il buddismo. Il vecchio regime, appunto, che c'era quando è arrivato il buddismo, ha cambiato molto la cultura giapponese, perché prima c'era appunto se lasciava lo Shinto, poi con l'arrivo del buddismo c'è stato questo cambiamento a livello culturale. A quel periodo di proprio 1200-1200. Proprio questa scoperta gli offre il distacco necessario per osservare le cose in modo impersonale. Kamo no Chomei non è del tutto integrato nella dottrina di Honen, la capisce, e non è appunto monaco buddista, la capisce ma continua a comporre waka e a fare musica nonostante si disprezzi per ciò. Il suo punto di vista è su questi due argomenti, che in quanto atteggiamenti laici egli considera senza alcun rapporto col buddismo, è esposto nel Kumyo Sho. Opera composta di 80 paragrafi e di diversa lunghezza, indipendenti l'uno dall'altro, stesi alla rinfusa, dove discute di poesia e di aneddoti riferiti ai poeti del passato e del presente, cioè il suo presente. Il contrasto tra questo lavoro e la chiara struttura del Ojoki sottolinea ancora di più la dipendenza di quest'ultimo dal Citeghi. Ah, Citeghi, eh? Appunto, è uno scritto. Scritto in stile Kamo, uno scritto del 1982. Nella stesura del Mugnosho, Chomei non utilizza come modello nessuna opera precedente, ma scrive solo delle cose, di cose che conosce bene. Questo lo porta a non prestare attenzione alla struttura generale dell'opera, bensì ad ogni paragrafo visto come parte del tutto. E questo è appunto il pensiero di Chomei. Adesso andiamo a vedere opere pubblicate in Italia. Che non sono tante, lo andiamo a vedere. Allora, andiamo avanti qua. Ok, questa è qui. Allora, Kamo no Chomei, ricordi di un eremo. Adesso vi apro la scheda, come al solito apro la scheda da vetrina, di solito i libri, i cerco libri. Dopo se non mi trovo lì, mi trovo da qualche altra parte, ve lo dico sempre. Allora, apro la scheda, ecco. Ah, questo è l'unico libro che vediamo di Chomei. E c'è solo questo in italiano, si trova solo questo. Quindi ricordi di un eremo. Ricordi di un eremo? No, ho salvato anche. Un attimo, ho ricordi del mio eremo, quindi sono lo stesso libro in due edizioni diverse, adesso faccio vedere questo. Ho ricordi di un eremo. Andiamo a descrizione, dice. Due righe proprio, di testo. Dice, sorta di ideale autobiografia, queste pagine non si fermano ai ricordi personali di Chomei, ma riescono a sintetizzare la complessa situazione culturale del momento. La realtà, cioè, un'epoca di convivenza e scontro tra valori vecchi e nuovi. E dopo un po' si sente un ritorno in cuffia che si sente un po', è proprio qui davanti. Sempre. Adesso la live magari la continuiamo, però la prossima volta. Giovedì io farò la live di studio con i giapponesi, qui la facciamo la sera, perché sono qua. Questi fanno molto, non sono qua. E quindi questo, appunto, questo è il libro, l'autobiografia. Poi c'è questo qua. Ricordi del mio eremo. Il libro è lo stesso, qua è un'edizione diversa. Vedi, copertina diversa. Però è sempre lo stesso libro, non è lo stesso libro, perché sarà fatto in due edizioni diverse, adesso non è che trovate una, trovate l'altra, quindi. È lo stesso libro. Quindi adesso vedo la scheda che c'è scritto qualcosa altro. La voglio leggere perché ho scritto una cosa in più, quindi leggiamo. Leggiamo la descrizione, c'è qualcosa in più scritto. Allora. Tra virgolette cominciamo la citazione. L'ombra della luna della mia vita declina e ciò che rimane della mia esistenza è prossimo all'orlo dei monti. Questo è dovrò affrontare le tenebre dei tre cammini. Cammini. Ah, funziona. Funziona, sì. No, che vedo qua che non funziona. Vai. Ah, niente, si è bloccato qua. Tre cammini. Per che cosa dunque serbare i pianti? Il Buddha ha insegnato agli uomini a non nutrire affezione per nessuna cosa che sia di questo mondo. Dunque, anche il mio amore per questa canna d'erbe, la capanna d'erbe,
è da ritenersi un peccato, e il mio attaccamento a questa quiete è anch'esso un impedimento alla salvezza dell'anima. Perché allora perdere del tempo prezioso a narrare i miei piaceri vani? Questa è appunto la citazione del libro. Quindi questa edizione qua è un'edizione diversa della stessa opera, abbiamo visto, di questa qua. Questa, Ricordi un ero, e questa invece è Ricordi del mio ero, quindi cambia un po' il titolo, l'opera è la stessa. L'ho fatto vedere entrambe perché appunto magari trovate una o l'altra, pensate che sia due opere diverse, ma è la stessa opera. Quindi questo è Camano Chomei. Poi, altro autore, Akinari Ueda, adesso parliamo di Akinari Ueda, che è di epoca più recente. Allora, Akinari Ueda, sempre scheda Wikipedia, c'è una scheda Wikipedia. Vediamo cosa dice. Un attimo, ok. Allora. Ok, diciamo qua. Allora, c'è una citazione. Non fa crescere mai nel tuo giardino i salici che mettono germogli verdi all'inizio della primavera. Non legati a una persona dal cuore volubile. I salici crescono subito, ma non resistono al primo soffio del vento d'autunno. Le persone volubili si lega volubili. Si con facilità, ma se fanno questo, e se i salici ritrovano il colore a ogni primavera, la porzione infedele non fa più ritorno. Ueda Akinari, appuntamento dei crisantemi, racconti di pioggia e di luna, del 1808, citazione. Infatti vedremo dopo questo libro. Quindi adesso vediamo. Ueda Akinari nasce a Osaka il 25 luglio 1634 e muore a Kyoto l'8 agosto 1809, vedete epoca molto più avanti, quindi 700. In piena epoca Tokugawa, è stato uno scrittore giapponese. Quindi a posto, questo qua che vedete qua è il ritratto di Ueda Akinari di Koga Burei. Questo ritratto qua che vedete, sempre tratto dalla pagina Wikipedia. La biografia. Riferimenti comparsi nelle memorie dello scrittore suggeriscono che Ueda Akinari sia stato il figlio illegittimo di una prostituta dei quartieri di Tonezaki. A 3 anni circa viene adottato nella famiglia Ueda, mercante di carta e olio, da cui appunto prese il cognome. Nonostante la sua adolescenza fu all'insegna del libertinaggio e dell'ozio, ricevette un'istruzione privilegiata. Studiò la poesia haikai e waka, quindi anche lui ha studiato poesia, anche per questo mi si perché avevo parlato insieme della poesia waka. Letteratura cinese, dilettandosi anche nella pittura. Purtroppo, a causa di una malattia contratta da bambino, Akinari crebbe con un pollice deforme, che gli rese impossibile maneggiare bene il pennello. Quindi aveva difficoltà a scrivere, a disegnare. Una volta per scrivere si usava il pennello. Nel 1761 lo scrittore ereditò la carica del padre deceduto, continuando tuttavia, cioè il padre di tuttavia, a impegnarsi nelle arti letterarie. Nel 1767 pubblicò due raccolte di racconti, Shodo Kikimimi Sekenzaku, Scimmie di questo mondo, che hanno orecchie per tutte le arti, questo è il titolo avuto la prima, e Seken Tekake Katagi, Caratteri di concubine di questo mondo, in queste due opere, questi due racconti di racconti. Negli anni successivi si avvicinò alla scuola di studi nazionali detta Kokugaku, ridestando il suo interesse per il patrimonio letterario del Giappone antico. Da lì a poco nacque Rugetsu Monogatari, racconti di pioggia e di luna, ultimato nel 1768, ma pubblicato 8 anni più tardi, probabilmente a causa dell'incendio che colpì la sua dimora e il negozio di famiglia. Fu anche per questo, infatti, che dovette abbandonare l'attività di mercante, decidendo quindi di incamminarsi nel campo della medicina, da cui non ricavò grandi soddisfazioni, soprattutto per il suo cattivo carattere. Abbandonata anche questa strada, quindi, decise di impegnarsi a fondo nella professione di scrittore. Nel 1793 si trasferì alla capitale Kyoto, centro culturale dell'epoca, spostandosi in quartiere ogni anno. Nonostante una malattia agli occhi, lo rese quasi cieco, continuò a scrivere. Nel 1808 pubblicò lo Ausame Monogatari, Racconti di pioggia e di primavera. C'è il titolo simile, quindi cioè, uno si chiama Racconti di pioggia e di luna, e l'altro si chiama Racconti di pioggia e di primavera, quindi c'è titoli simili. Che rappresenta un sunto della sua visione della vita e del credo religioso. Morì nel 1809 e, secondo alcuni studi, fece seppellire piedi di un albero di susino, in una tomba da lui stesso preparata. Adesso qua dice un po' un attimo di Rugetsu Monogatari, diciamo cosa dice.
poi andiamo a vedere anche la copertina dell'edizione. Allora, la sua opera più famosa è Racconti di pioggia di luna, Gesù Monogatari, nella quale Akinari riprende originali cinesi e giapponesi, ma anche fatti di cronaca, creando racconti fantastici che hanno, nella maggior parte dei casi, protagonisti di questo mondo. Quindi, capito, è una cosa di cronaca, però mischiato con racconti fantastici, quindi è, come dire, una storia. In parte storico, in parte fantastico. La locuzione pioggia e luna si riferisce alla notte del 15 agosto. In Giappone e anche in Cina si ritiene che in questa notte la luna sia particolarmente bella, soprattutto quando piove ed è nascosta dai nuvoli. Dunque, il titolo significa una cosa che si può vedere solo con immaginazioni. Molte sono comunque le allusioni del titolo. Al dramma no, omonimo, che un protagonista, il celebre poeta Taiyo, che compare anche nel primo racconto, ad esempio, ma soprattutto alla tradizione cinese, in cui pioggia e luna erano associate al soprannaturale. Poi qua c'è l'elenco delle opere, abbiamo viste prima, no? Quindi scimmie in questo mondo, caratteri concubine in questo mondo, che però in Italia non sono stati pubblicati. Invece sono stati pubblicati questi qua, Racconti di pioggia e luna, da Massimo nel 88, e Racconti di pioggia e primavera, sempre da Massimo nel 92. Adesso andiamo a vedere. Ecco qua, questa è la copertina del primo. Racconti di pioggia e di luna. Adesso, come al solito, apro la scheda da Feltrinelli. Un attimo, apro. Allora, dai, apriti. Ok. Come tra l'altro c'è sempre questo problema che la scheda, che il sito Feltrinelli ha le pagine statiche, quindi non si possono, al contrario di Wikipedia, che poi si ridimensionate la pagina, si ridimensiona anche il testo, quindi bene, di conseguenza. Quella Feltrinelli no, quindi tocca sempre allargare la pagina. Allora, descrizione. Nove storie di fantasmi nei quali Ueda Akinari riprende spunti cinesi e motivi del folklore, del romanzo e del teatro giapponesi, elaborando in situazioni originali. Elementi che però sono solo parte dell'intuizione poetica e della capacità degli autori di trasformare queste storie in racconti dove il ricorso al soprannaturale e la paura sono mitigati dalla poesia. Tutto questo. Racconti fantastici di fantasmi, del folklore, insomma, sono interessanti come dico. Molto interessanti. L'altra opera, questo qua, Racconti di pioggia di primavera. Un po' vedo che c'hai questi due titoli simili. Quindi uno pioggia e l'altro pioggia e l'altro. Adesso apro la scheda. Allora, vediamo un po'. Racconti di pioggia e l'altro. Allora, vediamo un po' qua cosa dice. 10 racconti composti nel 1908, da riproposta di eventi storici a brani satirici e umoristici, a libera elaborazione di storie e tradizioni già esistenti, a brevi saggi. Questa è la descrizione, una riga proprio di descrizione. E queste sono le due opere di Akinari, di Ueda Akinari. Allora, e qui appunto queste sono le opere che abbiamo parlato oggi, quindi questi due autori, un autore poetico. Prettamente poetico, quindi Kamo no Chomei dell'anno del XII secolo, quindi 1100, e quest'altro invece più che ha studiato più poesia, però più proprio narratore, quindi con racconti fantastici del 700, quindi Ueda Akinari. Abbiamo visto questi due autori. E niente, qua è finito perché, come ho detto, oggi da poco parlavamo di poco. Quindi adesso, semmai, ho pensato magari di leggere qualcosa. Ho pensato di leggere qualcosa, adesso metto a posto un po' di cose qua. Dopo se live, sarà un po' breve. Adesso comunque, leggiamo qualcosa, poi andiamo. Vediamo che si può fare. Allora, qua chiudiamo. Quindi, abbiamo parlato di questi autori classici. E la prossima volta parleremo altri qua sono di manga, quindi ci sono due, anzi tre autrici, non mi dico chi sono, però tra un'autrice
solitario, sì, singolo, insomma, e poi un duo che fa varie opere, quindi sono due autrici che insieme disegnano. Allora, avrei pensato di leggere qualcosa. Legge, sposto qua un attimo, dicevo, su quest'altro computer. Allora, avrei pensato di leggere. Adesso lo apro, dov'è? L'ho chiuso qui. Se si sente, si sente comunque. Adesso si sente più lontano, proprio qui davanti. Vediamo. Purtroppo c'è questo problema, adesso proprio se vanno molto peggio, adesso vediamo domani quello che fanno, ma giovedì mi sa che la faccio. Dobbiamo studiare il giapponese, quindi dobbiamo stare lì sul testo, quindi devo starci più concentrato il più possibile. Mi sa che lo famo di sera. Non stavo là di sera perché sto qua, non si fa più. Allora, andiamo a leggere qualcosa. Vediamo, adesso apro un po' di libri che ho. Ebook, cioè l'ebook qua sul computer. No, che era? Vediamo, invece delle poesie haiku, diciamo delle poesie haiku, un po' di poesie haiku, un po' di testi adesso, intanto apro, un attimo, se mi si apre, dai apri, vediamo un po' di poesie haiku. Vediamo, qua ci sono le poesie, anche col testo a fronte. Vabbè, lo faccio vedere, vediamo se si vede. Allora, questo no. Non lo faccio, entrate browser. No, è browser, il desktop, che tu hai desktop, ok. Allora, questo qua, haiku classici giapponesi. Leggiamo qualcuno. Così vediamo anche un po' come. A poesia giapponese. Questi sono haiku, no waka. Mi sono trovato qualcosa sui waka. Haiku classici giapponesi. Allora. Questo è un PDF. Tradotto il metodo barbaro da Fujimoto Ryuko e Kojima Masataka. Una produzione in circa di 2009. Questo è un ebook. Allora, Matsubasho è un autore classico di poesie. Vediamo qualcosa. Allora, vediamo qualcosa. Stagno vetusto. Vi balza una rana e in un puffete è in acqua. Questi haiku, no? Gli haiku sono fatti così, appunto, sono quattro. Sono tre, anzi, tre versi. Allora, diciamo anche in giapponese. Uikeria. Kawazu. Tobikomu, mi sono noto. Questo è in giapponese. Vediamo un altro. Allora, fine dell'anno, puoi andare ancora e il cappello di paglia. Quindi, tutte frasi, tutte, cioè, così fatte così, gli haiku sono così, sono brevi, no? Gli haiku sono così, molto brevi. Toshi Kurenu, Tasakite Waraji, Akinagara. Vedete, sono le varie sillabe. Contate, allora, vediamo un po', contiamo qua, dovrebbe essere, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, sono 5, 7, 5, questo è lo schema degli haiku, no? 5 sillabe, 7 sillabe, 5 sillabe. Vediamo anche questo qua. Alto silenzio, cicale, in un fremito, fendesi il sasso. Vedete come cambia proprio il significato di salta da una cosa all'altra. Shizukasa ya, iwa ni shimiyu, semi no koi. Sempre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Qua sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. E qua 5. Anche se funziona qua. Allora, sentite, niente rumore.
Senti poi rumore. Dopo si sente poi un rumore. Allora, diciamo qualcos'altro, eh? Diciamo un'altra. Allora, giorno d'inverno ed è un'ombra di un brido sul mio cavallo. Fulmina il figlia. Bacio di Koomi, Kageboshi. Vediamo un'altra. Allora. Tenera, il mare. Il bracciale dei altri, in bianchi barbagli. Umi pulve, cuete. Onoka ni Shigoshi. Kamo no Tore. Facciamo questo. Tempio di Suma. Oro, un flauto celato nell'ombra del bosco. Suma Dea Ya. Sempre prima Yang, questo. Sumadea Ya. Fukano, Fue, Kiku. Koshita, Yamini. Mi sa che 5 7 5, no? Di cose di sillabe. Poi andiamo su questo, eh? Oh, che baleni. Gli aeroni stridiscono nel buio fitto. Ah, si dice stridiscono, stridiscono. Ma stridono, stridiscono. Andiamo. Inazuma Ya. Yami no Katayuki. Goi no Kore. Poi, ormai sono vecchio, già le anche mi allappano i denti e la sabbia. Ho troia, cani, i latesci. Noi, to, suna. Noi, appunto, le alghe. Perché è girato, no? La traduzione è così, va girato. Noi sono le alghe. L'alga noi. Perché si usa per fare il sushi. Nella frescura ho trovato un ricovero e ora m'appiso, no? M'assopisco, cioè, m'assopisco. Si suscita o guadagnato di scite. Nemu, ah, nemu, nari. Nemu, nari. Ok, questo è sempre di bacio, questo. Attendiamo un attimo. C'è un altro. Ma questo è altro ancora. Yeah, finiamo bacio. No, basta. Allora. Per questa strada non scorgesi un'anima, sera d'autunno, con amici di Aruku, Kito, Nashini, Akinokuro. Vediamo questa. Andiamo, forza, a vedere, a vestire la candida nera. Inizia Yukanda, Yuki Mini, Korobo. Tocco la mano, qui ci serve la linea, vediamo subito, la neve. Poi, squali d'inverno, per il mondo ormai lugubre, si via il vento. Uyu, Gare Ya, Yowa, Ito Hiyo Ni, Kaze no Oto. Kaze butto il vento, si via il vento, Kaze no Oto. Poi, dopo la pioggia, un po' smunti si levano i crisantemi. Okiagaru, Kiku, Onokanaru, Mizu, Noato. E qui abbiamo finito bacio. Dopo c'è un altro autore, quindi adesso vediamo. Un attimo qua mi si è bloccato. Ecco di questo. Ok. Purtroppo sentite sottofondo il suo rumore, come ho detto prima c'è gli operai davanti per chiarire adesso. Sente un rumore sottofondo, è entrato il trapano che stava a fare. Stava a fare lavori qua proprio durante la finestra mia, quindi stavo montando in palcatura per fare per verificare. Adesso questo coso che c'è il vecchiato di 110% perché le ristrutturazioni, no? Quindi lo stato che dà i soldi per ristrutturare. E qui anche il quadro mio qua si è messo in testa di ristrutturare tutto, cioè di verificare tutto il palazzo. Non so, la città vostra, però qui da me, domani di Cige, tutte case coperte di teli, che stanno, impalcature che stanno a metà posto. L'ho viste varie case qua, nel vicinato che stavano ristrutturando.
Vediamo questo autore qua, sono 8 pagine, quindi facciamo tutto. Jonas Abuso, questo è altro autore. Aspetta, adesso vediamo un attimo. Allora, guardate sull'altro computer perché non mi ricordo. Allora, qui abbasso, no? Aspetta, vediamo, non mi ricordo. Aspetta, ecco, Matsuo Basho. Andate, vediamo. Cosa dice la biografia Matsuo Basho? Faccio poeta. Allora, vediamo un po' se c'è Wikipedia. Giusto per vedere qualcosa. Così vediamo anche un po' di questi autori, anche se. Non vediamo il libro, però vediamo cosa c'è. Qua c'è una biografia, adesso non la stavo a leggere. Poi vi dico solo chi è, allora vediamo. La sua pace è nato a Ueno, che sarebbe Tokyo. Apri te piacuola da Tokyo. Quindi nel 1644. È morto a Osaka il 28 novembre 1694, quindi scrittore del. Anzi, no, ah, no, proprio questa è proprio la città di Tokyo. Ueno è la città proprio, c'è un quartiere che si chiama di Tokyo che si chiama Ueno. Questa è proprio la città nella prefettura di Mie, quindi un'altra città, proprio la città di Ueno. Quindi scritto, è poeta del 1600. È stato poeta giapponese del periodo Edo. Adesso che stiamo a leggere la biografia, se mai la prossima volta devi fare. Guardare questi quest'autore molto profondo. Poi abbiamo dati qua, no? Ecco, invece Jonas Abuso. Jonas Abuso. Vediamo qua sul mapa. Ecco qua, Jonas Abuso è del 1716, è morto il 25 dicembre 1794, quindi poeta del 1700. Poeta e pittore giapponese. È considerato uno dei poeti appartenenti più rappresentativi dell'haiku, insieme con Matsuo Basho, Kobayashi Issa e Masaoka Shiki, i più famosi, no? Quindi Basho, Buson, Kobayashi e Shiki, e Masaoka Shiki, i più famosi. Quindi vediamo cosa ha scritto Yosa Buson, quindi questo è del 700, quindi già un secolo dopo Basho. Ah, vediamo. Torna l'inverno per il pruno bianco e il chiaro di luna. Shira Ume no Kaeki ni Modoru Tsukiyo Kana. Allora, naturalmente gli haiku, non so se sono fanno la live, ma parlare proprio degli haiku in modo specifico. E si riferiscono sempre all'ambiente, quindi alla natura. Quindi fanno molto riferimento alle epoche, cioè all'epoca, alle stagioni, che è molto importante. Le stagioni, un attimo, sto mettendo a posto una cosa, forse non vedo niente per leggere. Quindi le stagioni, quindi anche la natura, le piante, i vari alberi, i vari alberi da frutto, quindi vari, i fiori, vai, i prugni, i peschi, i ciliegie, naturalmente quello sempre. Quindi gli haiku si riferiscono a questo, si trova spesso molto le parole, inverno, autunno, quindi le 4 stagioni, quindi sempre, e poi il riferimento alle piante, in questo caso è il pruno bianco, no? Shira Ume, appunto Shira Ume bianco e Ume sarebbe la prugna. Kaneki no Modoru Tsukiyo Kana. Poi vediamo la seconda, anche la neve, molto si usa neve, pioggia, quindi si trova spesso. La prima neve, la terra è già bellica. Luna di cane. Hatsuyuki no Soko no Tatakeba Take no Tsuki. Hatsuyuki no. Yuki appunto è la neve. E qua Tsuki invece è luna. La luna. Poi vediamo. Certo che non vedo la chat però. Ho aperto la cartella. Non vedo la chat. Ecco, sì, adesso la vedo. Ok, vediamo questa qua. Allora, Kodachi, il tempio, nel folto una donna, al vespro trifoglio, e queste parole messe così, no? In poesia. La donna, sapete, no? Che è un animale, la donna. Tasogaeya, Haki ni Itachi, no? Kodachi. Vedete, l'assonanza proprio. Ya, Itachi, Kodachi.
po' come le poesie nostre, no? Quindi c'è cioè, rime anche lì dietro. Poi, fior di azalee, su al borgo ed il candido riso al vapore. Sussugi, saite, Tataya masato no, meshi shioshi. Riso al vapore, meshi shioshi. Vediamo se ripetono sul suo otto pacifico. Allora, ermo, inverno, però in fondo all'animo, mi oscillo i colli. Queste parole mi servono anche perché devo. Una cosa che sì, ho messo poche, no? Quindi devo fare questo schema 5, 7, 5, quindi più tanto, devo mettere proprio parole, proprio. Ogni parola è un concetto proprio, cisellato proprio al massimo, queste poesie proprio. Ogni parola si trova tutto dietro, tutto una storia dietro, quindi c'è un modo di pensare, messo in quel punto lì. Fuyu gomori, kokoro no, oku no, yoshino yama, yama koi, yama sempre i monti, via tutti i colli, però yama sia monti, quelli. Kokoro sempre l'animo, appunto, kokoro, anche il libro di Natsume Soseki, no, kokoro, l'animo. Sbocci di foglie. Dovunque si sentono rapide in fuga. Rapide, sempre inteso come cascate, rapide. Ochi kochi ni, taki no oto kiku, wakabakana. Adesso guardo altro solito così, magari facciamo un'altra lettura la prossima volta. Vamo cercare qualcos'altro, adesso vediamo. Proprio magari una live su di letture, vi vediamo, poi si può fare. Questo qua. Tacita pioggia, sul muschio. Rammemora tempi remoti. Shigure oto nakute. Koke ni mukashi wo. Shinobu kana. Ed è spesso. Kana, kana, kana. Spesso finisce. Questo stesso modo. Non lungi è l'ospite. Ai passi ne scricchiano secche le foglie. Ai passi ne scricchiamo secche le foglie, le foglie per schiacciare. Acibito no, asciotto toki, acibakana. Quindi le foglie, quindi si capisce da qui. Cioè uno sente i passi sulle foglie, quindi vuol dire che l'ospite sta arrivando qualcuno, che senti lo scricchiolio delle foglie. Quindi in poche parole proprio riesce a avere proprio una visione, come vedi, che ti fa proprio immaginare la scena, no? Tu stai lì. Senti quello scricchiolio delle foglie, quindi vuol dire che se qualcuno si sta avvicinando, molto visiva come uditiva, ma anche visiva perché tu senti, quindi ti immagini anche, sta arrivando qualcuno. Stelle, il ciliegio nel cielo, dissemina il lune dell'acqua. Il lune dell'acqua. Pensa tra il tempo. Guarda qua come manca un pezzo. Qui manca un coso però. Sakura Chiyu, Nawashiro Mizuya. E qua manca. No, perché non è tutto. Non può essere due cose sole. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 5, 6, 7 e manca l'ultima. Vabbè. Allora, qua c'è anche come la scissa. Vediamo anche come la scissa. Allora, vediamo chi era. Sulla scheda, guarda un attimo su Wikipedia, vediamo. Aspetta, c'è un po'. Non c'è. Ecco qua. Kobayashi Issa. Vediamo quando è nato, quando è sempre il 700. 15 giugno 1663, 10 gennaio 1828, quindi seconda metà del 700, inizio 800. Poeta e pittore giapponese. Vediamo anche come è ascesa. In questo mondo, aspetta, mi fermo un attimo, se non leggete. Allora, in questo mondo, dall'alba già tribola, pur la farfalla. Quindi, dall'alba già tribola, pur la farfalla. Quindi, anche la farfalla sta male, quindi, cioè, tribolare appunto nel mondo. Quindi. Anche la farfalla sta male. Yono Nakawa, Cho Mo Asakara, Koseru Nari. Yono Nakawa. Cioè questo mondo, ciò che fa farfalla, mo anche a farfalla, Asakara, quindi dall'alba,
quindi dall'alba, Java, Pala, Kasegu, Nari, quindi Tribua, Sofa, quindi Stamata. Allora, io solo cielo, io solo, e fioccava all'interno la neve. Tada Oreba, Oru Tote, Yukino, Fui Nikkei. Un po' più il canale va più che mai quasi 5 sono questi puntuali dai 5 vanno via sacca allora facciamo questo qua monti lontani negli occhi riverberan delle libellule Toyama ga Medama Utsuru Tombo kana Tombo deve essere libello deve essere Tombo sì. Poi Karma Lumaga tu scalalo i fuji ma senza affrettarti ah Lumaca che scala i fuji calma Lumaca tu scalalo i fuji ma senza affrettarti bella questa è bella mi piace Katatsubui Soro Soro Nobore Fuji no Hoshitsuki Soro Soro sarebbe appunto il senza affrettarti piano piano vai su senza affrettarti scala i fuji scala i fuji sono delle parole appunto ripetute più doppie che si ripetono due volte diciamo di vari significati o in certi casi con onomatopee insomma che c'è uno schemetto di queste parole magari quando studiamo giapponese ve le leggo una volta sono queste parole che hanno vari significati cioè che hanno un significato specifico sono spesso onomatopee si riferiscono appunto a roba che si fa e hanno proprio dei significati specifici e sono interessanti c'è un elenco che allora vediamo ce n'è altro figlio, trova pace in giro. Ok, abbiamo figli. Dove sono? Le 45. Allora, e ieri purtroppo sta live è venuta bene corta, appunto abbiamo visto solo due autori con poche opere e abbiamo visto appunto, abbiamo letto un po' di poesie quindi, e magari lo farò l'altra volta adesso vediamo. Devo trovare qualcos'altro, vediamo che si può fare. E niente, andiamo a fine qua, andiamo a dare. Allora, spero sia stato interessante, sai, abbiamo guardato tutti questi due autori. Kamono Chomei e Akinari Ueda. E poi abbiamo fatto questa lettura di Haiku, così Haiku. E quindi niente, speriamo che sia interessante, questa è la che faccio riguardo questa, questa prima comunità di appassionati di queste cose, quindi di Giappone. Quindi. In generale, ma di cultura in particolare, quindi di letteratura, di manga, di parleremo anche di futuro, parlare anche di anime, quindi non solo di manga, ma anche di anime. Ho visto in giro un po' adesso, in questo periodo, un po', quindi poco prima di fare live, ho visto, stavo guardando poi le tier list, poi arrivano un po' sulle tier list. Forse una stavolta voglio fare la tier list sugli anime, sui manga, gli anime, quindi, in generale, quindi faccio vedere quelle che, secondo il mio parere, insomma, quelle che conosco, quindi non conosco, poi magari parliamo. Di ogni opera, diciamo qualcosa di quest'opera, quello che mi ha dato a me, come l'ho trovata, come, se mi è piaciuto pure, no? Quindi vediamo. Dico che trovo qualcosa di questa stessa lista e poi facciamo. Una stavolta ne facciamo. E quindi niente, allora, spero che sia stato interessante, come dicevo, potete aiutarmi a far crescere il canale, iscrivetevi al canale YouTube, al canale Twitch, al canale Twitch e al canale YouTube. Quindi potete iscrivervi a entrambi i canali, visto che è gratuito, costa niente, quindi. E trovate quindi tutte le live che faccio, le trovate sul canale YouTube e oltre appunto tutte le live che ho fatto appunto a martedì quando parliamo di manga o di anime e di letteratura giapponese, quelli al giovedì quando facciamo lezioni in giapponese, quelli del sabato quando giochiamo un po' giochi vintage e adesso sto facendo Kuturo Ken, no? Quindi questo gioco è tratto da Ken e Guerriero e vediamo di andare avanti con il gioco. E vediamo qualche video. Sono certo che video sto cercando quei video, però cominciano un po' a scarseggiare i video fatti bene, interessanti. E sempre su un tema Giappone, da YouTube. E sono cose insomma non tanto belle. Cioè, i video un po' così, a parte sono video corti, poi pochi minuti, quindi non vale la pena guardare. E poi, come detto, puoi fare dei video portati da documentari fatti bene, quindi non quei video fatti amatorialmente, comunque si mette davanti a mettere su YouTube e fa un video e si mette a parlare di Giappone, così, giusto per.
Vorrei appunto far vedere dei video come ho fatto fino ad ora, tratti magari anche, che sono passati anche in televisione, quindi dei documentari fatti bene, insomma, fatti bene che siano interessati, di storia, ma anche di geografia, di qualcosa, di cultura in generale, parla di Giappone. L'altra volta abbiamo visto appunto questo video su Tokyo, che è la città che è zona dei terremoti, quindi come cercano di rimediare, ecco, le tecnologie, le cose per cercare di appunto di mantenere la città, insomma, è stato interessante quel video che abbiamo visto il sabato scorso, mi è piaciuto molto. E quindi niente, quindi continuiamo così, queste live, adesso vediamo appunto questa cosa di operare che stiamo facendo di lavoro adesso, e questi tra i 4 fino alle 5, io proprio quando faccio la live io, quindi vediamo un po', adesso giovedì, perché se già cominciava qui a fare rumore, io niente, la sposto e facciamo la sera giovedì sera. Dopo sabato non ci dovrebbe essere problema, perché di solito il sabato non lavoro, quindi non ci dovrebbe essere problema. Adesso vediamo, non so, perché c'è stato la guardata anche il sabato, poi è stata la mattina. Vediamo, come si può fare. No, è sposto la sera, dai 9 in poi, dai 9 fino alle 10 e mezza, facciamo dai, a pomeriggio, alla sera. Almeno finché non hanno finito qua. Vediamo. E niente, quindi continuate a seguirmi sul mio canale, qua su Twitch e su YouTube, quindi iscrivetevi al canale. E se volete, oltre ad altri social, quindi seguite anche la pagina Facebook, dove metto sempre appunto gli annunci, soprattutto in questo periodo appunto che c'è il problema di dei lavori qua nel palazzo, quindi se devo spostare la live, vi avviso sempre in mattinata, vi dico, ma anche magari qualche ora prima, vi dico che la sposto e cambio orario. Quindi vediamo. Dopo magari definitivamente metterò proprio l'orario, in questo periodo metterò l'orario nuovo, cambio orario invece, sul canale, invece mi dai 6, ci cambio, metto l'orario la sera. Adesso vediamo. Quindi mi sentite sul blog, sempre la pagina Facebook. Poi c'è poi il gruppo Facebook, e poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, vari disegni, e la pagina TikTok, adesso riesco a fare qualcosa su TikTok. E la mail tacco che ciò c'è il punto it. E poi se volete sostenermi, come all'inizio, potete fare una piccola donazione o su Streamlabs o su Ko-fi.com, dove vi è più comodo. Se volete sostenermi, io vi ringrazio già in anticipo, oppure acquistando il mio ebook che trovate su Amazon, appunto è fatto di, sono ebook di poesia, aforismi e opere grafiche. Ho fatto solo ebook appunto perché il cartaceo sarebbe stata una bella spesa per voi, io la comprato, c'è la parte sopra i 100 pagine, ma c'è la parte finale con le opere grafiche da colori, quindi a stampare una cosa che non costa, costerebbe. Ho preferito fare solo l'ebook, anche per spiegare le carte di chiostro, così noi inquiniamo, quindi è meglio fare l'ebook, anche se ho visto ultimamente appunto questi ebook li fanno pagare un po' troppo, le case editrici, cioè troppo costano questi ebook rispetto al cartaceo, cioè vendo i cartacei magari 20 euro e l'ebook a 10, è troppo, 10 euro di buca, anche più di 10 euro ho visto di buca, troppo, considerando che non c'è la spesa della carta, niente, mi fanno pagare troppo. Io ho messo 5 euro, quindi insomma la spesa congrua, 5 euro per un libro di poesia, aforismi e opere grafiche, sono centinaia di pagine, c'è traduzione italiano, giapponese, italiano e inglese, quindi c'è la versione italiana e inglese insieme, quindi a fronte, e poi sia sono tutte tradotte sia in italiano che dall'italiano in inglese, e quindi se volete potete acquistare il mio libro su Amazon, e che altro è tutto, quindi niente, allora ci vediamo giovedì, non so quando, se pomeriggio o sera, se vediamo, continuare con le lezioni di giapponese, e poi sabato a giocare un po' e a vedere un video, poi martedì prossimo parliamo di manga, parliamo di manga, di voltò all'inizio di tre autrici, una autrice singola e due invece un duo che appunto che insieme disegnano e fanno queste varie opere. Manga. Parliamo un po' di shoujo, un po' di shonen, quindi un po' misto. Anche seinen, la prima autrice parliamo, ha fatto solo shoujo, quindi l'autrice che ha fatto, dopo vi dirò appunto un'opera che a me è piaciuta molto, una delle mie opere preferite, che ogni tanto rileggo perché è veramente una che mi è piaciuto di più. Da quando è che esco, che leggo, da quando è che leggo manga, e che purtroppo ci ha lasciato, la fisica ci ha lasciato, non c'è più, e niente, ora ci vediamo giovedì, vediamo giovedì a parlare di lingua giapponese, a fare il corso di lingua giapponese, quindi un saluto a tutti da Tokubaki, alla prossima.